tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Primo giorno dell'anno, primo gennaio 2016, con quali speranze lei si approccia, abbraccia questo nuovo anno? Quali sono le sue speranze? Di avere aria pulita, perché siamo in grandissima difficoltà e io lo sento molto. Aria, aria, aria. C'è da dire che il blocco del traffico avvenuto recentemente a Pavia può essere un passo avanti, no? Sotto questo punto di vista. Sicuramente si respira un po' meglio, un po', però questa credo che sia la cosa di cui tutti i pavesi hanno grande bisogno. Quindi 2016 salvaguardare l'ambiente. Assolutamente, l'ambiente è tutto e bisogna prendersi in cura la madre terra. Tempo indeterminato. Ah, contratto di lavoro a tempo indeterminato, la tua speranza principale? Sì, sì. Che lavoro fai? Commesso per ora. Ci sono speranze oppure è proprio un'utopia? Ci sono speranze. Quindi comunque ti approccio al nuovo anno con un pensiero positivo? Sì, anche perché se si parte negativi è poi un casino. Quindi il segreto è partire positivi. Esatto. Vedere il bicchiere mezzo pieno. Esatto. Boh, detto proprio sinceramente, spero di avere molti più soldi e di andare a studiare qualcosa che comunque mi serve in futuro. Hai già dei progetti? Veramente sì, perché comunque io non abito più qua da circa 2 anni e mezzo e sto abitando in Australia al momento. E con il nuovo anno andrò a studiare business e management, quindi credo di... Stai costruendo. Esatto. Quindi sarà un anno di costruzione. Perfetto, sì. Cosa pensi invece della situazione che c'è qua in Italia e come la vedi nel 2016? Bah, detto così non ne ho la più pallida idea, perché comunque sì, alcuni dicono che si sta rialzando, altri invece che comunque siamo sempre nella stessa situazione, però boh, spero che nel 2016 ci siano più posti di lavoro e molte più opportunità. Il fatto che tu vada in Australia, perché credi che qui in Italia non si possano concretizzare queste cose che stai dicendo, oppure per altri motivi? Sì, in parte sì. Invece dall'altra parte, perché era proprio una cosa mia di andare di là.